Giovani filmmakers e giovani attori con una caratteristica in comune, il Made in Basilicata. La terra lucana li ha visti nascere e crescere, quella stessa terra ha ispirato le loro storie e soprattutto le location scelte per le loro narrazioni cinematografiche. Arriva così anche a Senisa, in una iniziativa promossa dall'associazione Assa, il bel progetto Chuck Basilicata, un pacchetto formativo gratuito per 30 giovani filmmakers lucani in un'iniziativa di cinema da mare, che rientra nell'ambito del programma Sensi Contemporanei, sezione cinema, realizzato in collaborazione con la Regione Basilicata. A Senise dunque serata dedicata alla proiezione di 5 cortometraggi con l'arrivo di 2 registi, Rocco Tolbe e Andrea Filardi, dell'attore Gabriele Cirigliano e del tecnico Giuseppe Meola. Tutti giovanissimi, tutti lucani. La serata ha avuto inizio con la proiezione del video che alcuni artisti senisesi hanno realizzato nel settembre del 2015, video dal titolo C'era una volta il Santa Lucia, dedicato al cineteatro senisese abbandonato. La proiezione è stata preceduta dall'introduzione letta da Egidio Diego Falcone. La serata è stata anche dedicata alla fotografia. L'associazione Assa, infatti, quest'anno ha istituito il primo contest dedicato alla manifestazione Ustrit Uluruz Afaran, che si è svolta per la 15ª volta gli scorsi 10 e 11 agosto. 5 i fotografi che hanno inviato i loro scatti, giudicati da 3 giurati: la fotografa professionista Magda Carluccio, l'attore e regista Giuseppe Ranoia e, a nome dell'associazione, Domenico Cirigliano. Alla fine ben 3 scatti, quelli che vi stiamo mostrando, dello stesso autore Umberto Gasparinetti, hanno ottenuto il primo premio.